faccio vedere il mio primo pasto di solito in questi giorni di preparazione alla gara è uno smoothie dove vado a mettere diverse cose. Allora, cominciamo con un po' di acqua, poi la prima cosa che vado a prendere sono queste proteine del riso e del pisello, quindi proteine isolate, complete, vado a metterne circa 60 grammi. Queste qua sono neutre, quindi non hanno sapore, e infatti per dargli un po' di sapore ho trovato queste altre qua al mirtillo, che sono fantastiche, quindi gli ultimi grammi li metto con queste proteine, queste qua. Poi vado ad aggiungere la spirulina, ne vado a mettere 25 grammi di spirulina. 25 grammi di spirulina sono praticamente 14 grammi di proteine complete. La spirulina è decisamente l'alimento con più alta densità di nutrienti sulla faccia del pianeta. Può non piacere il sapore, però mescolandolo con questi ingredienti, questo smoothie, decisamente non si sente. E poi lo smoothie prende un colore particolarmente verdognolo, che sinceramente mi dispiace. Quindi 25 grammi di spirulina. Poi altre sostanze benefiche, queste sono flax seeds, quindi semi di lino. Anche qui ci vado a mettere i miei classici 15 grammi. I semi di lino sono ricchissimi di lignani, ed è una sostanza che si trova in prevalenza nei semi di lino, quindi anche seguendo una dieta vegana, non è necessariamente, non arrivate necessariamente alla vostra quota di lignani se non inserite appunto i semi di lino nella vostra dieta. Poi qui abbiamo del maca, anche questo è ergogenico, queste sono praticamente integrazioni, giusto non per dare sapore, ma insomma per mettere dentro della roba buona, così come mushroom, quindi funghi che aiutano il sistema immunitario, che ovviamente in questo deficit non è al top. Poi ci vado ad aggiungere altri 5 grammi di creatina, questa qua è creatina CreaPure, quindi per stimolare al massimo la sintesi proteica, l'anabolismo, così come i classici 3 grammi di leucina, anche questi per stimolare al massimo la sintesi proteica. Considerate comunque che nelle proteine isolate anche di origine vegetale ci sono tutti gli aminoacidi essenziali e anche una giusta dose, soprattutto se prendete 80 grammi come me, di leucina per stimolare al meglio la sintesi proteica. L'altro aminoacido che vado ad aggiungere è la lisina, che è un aminoacido. Al momento sto seguendo una dieta, come vedrete appunto nel resto della giornata, ovviamente piuttosto monotona, quindi non è varia come durante lo season, quindi integro anche con lisina in questa fase. Per finire il sapore, questo è PB2 o PB-Fit, questo è praticamente peanut butter, quindi arachidi in polvere, quindi questo è perfetto per lo smoothie. Ci metto 25 grammi di questo. Questo dà un po' di sapore di arachidi allo smoothie. Perché adesso cosa vado a fare? Adesso qui tutti gli ingredienti secchi sono pronti, vado a shakerare un po'. Vedete subito che prende il colore verde della spirulina che domina su tutto. Okay. Bisogna aggiungere un po' d'acqua. Okay. E adesso siamo pronti ad aggiungere l'ultimo ingrediente, che è quello che rende praticamente lo smoothie freddo, che non riuscirei mai a avere uno smoothie caldo, e questi sono spinaci congelati. Vado a mettere 150 grammi di spinaci congelati, che sono in questi cubetti. E andiamo a frullare tutto.